Ciao a tutti da Alessandro, siamo ancora all'evento Sony qui a Milano e vi mostro uno dei tablet di Sony dedicati a Windows 8. Interessante vedere queste soluzioni, più che altro per vedere come si comporta il nuovo sistema operativo sui nuovi tablet, per fare anche un parallelo con le attuali soluzioni di Android. Come potete vedere troviamo l'interfaccia denominata oramai storica Metro. L'interfaccia presenta queste icone a forma di rettangolo o quadrato, in cui possiamo venire informati anche tramite animazioni e aggiornamenti di variazioni di stato o di nuove notizie. Come potete vedere non è ancora fluidissimo, probabilmente non è definitivo il sistema operativo, la versione qua installata. Andiamo subito a scoprire per esempio Internet Explorer, sempre storicamente molto veloce sulle soluzioni tablet e smartphone. Come potete vedere il pinch to zoom funziona bene, anche se abbiamo alcune incertezze ogni tanto. Andiamo a aprire una pagina e andiamo a scoprire adesso anche altri aspetti. Abbiamo le mappe proprietarie di Microsoft, abbiamo l'hub dei giochi, la fotocamera, oppure come potete vedere qua abbiamo un'applicazione dedicata alla finanza, Bing, che viene dinamicamente aggiornata. Quasi tutti i tablet disporranno di un tasto dedicato per la ritornare indietro, in questo caso la home, ridigitando su questo tasto si ritornerà all'ultima applicazione aperta. Windows 8 inoltre è caratterizzato da uno swipe intelligente al lato destro e al lato sinistro. Andando al lato destro troviamo tipo una barra start con la possibilità di andare direttamente anche alle impostazioni. Andando a sinistra invece si andrà ad aprire l'ultima applicazione aperta. Come potete vedere abbiamo anche, interessante vedere, la versione desktop classica di Windows. Non troviamo qua più il tasto start, proprio classico, ci sembra Windows 7, appunto manca lo start. Abbiamo anche la possibilità di usare una tastiera virtuale intelligente oppure direttamente tramite tastiera fisica. Sarà interessante vedere, appena usciranno queste soluzioni di tablet Windows 8, anche di Sony, come si comporteranno in confronto con Android.